siamo alle porte di Camicemonte, al ristorante Bar Baita. Qui siamo nel mondo delle favole. Cecco Libetti e Robby Badioli, miei amici d'infanzia. Ne abbiamo combinate di cotte e di crude. Dici qualcosa, Betty, del tuo ristorante. Una bella storia che abbiamo cominciato per ospitare i nostri clienti con affetto. Invece qui abbiamo Robby Badioli, grande intenditore di musica, e marito della Betty, e lui è quello che si occupa della colonna sonora, perché non è male sentire una bella musica d'estate. Abbiamo creato questo posto per rendere la gente, per farla sentire come a casa sua, e cercando di trattarla nel migliore dei modi e avendo cura di rispettare tutte le opinioni e quindi creando delle cose un po' per tutti. Abbiamo un piccolo ristorante, un bar che funziona, ma d'estate è molto meglio. Adesso purtroppo siamo d'inverno, se no vi porterei a vedere le nostre terrasse. Ne abbiamo una in alto che facciamo alla sera, oppure una di fronte dove facciamo aperitivi e colazioni. In più abbiamo un piccolo bed and breakfast con 5 camere. In un castello fatato, cosa manca? La fata, eccola la fata. Martina, ciao. Dici qualcosa del tuo ristorante, dai. In estate abbiamo due terrazze bellissime dove facciamo sia le colazioni che gli aperitivi, i pranzi, le cene, e abbiamo una cucina un po' particolare, dai, cerchiamo di mischiare un po' la tradizione con la cucina, con l'etnico, un po' le spezie che mia mamma in cucina ha viaggiato, paella, e ci sono i involtini di pesce spada con i pistacchi e quindi queste cose così particolari facciamo qui al Baita. E che clientela c'hai? Clientela, beh, un po' di tutto, cioè di solito vengono le coppiette a festeggiare magari l'anniversario, che poi prendono anche la camera, che abbiamo 5 camere in B&B, oppure possono venire anche magari a fare una festa di compleanno anche gente giovane che vuole affittare magari la terrazza. Ci è capitato anche di fare qualche festa di laurea, però in genere famiglie e coppiette, più che altro coppiette. È un locale romantico, si vede tutto a lume di candela. Questo sapere, tutta questa cosa bella, da chi l'hai prese? Da mia mamma, chiaro. È mia mamma che ha fatto il look del locale. Anche io mi sento un po' esteta in questa cosa, infatti dopo io la terrazza. Comunque avete visto, cari amici italiani, mammoni non siamo soltanto noi maschi. Abbiamo visto bene? C'è Beppe, grande marinaio, tra lui e suo fratello non lasciano un sardoncino a nessuno. Com'è il mare, com'è il pesce quest'anno? Buono, sempre. Il pesce del mare Adriatico è sempre stato uno dei pesci più buoni. E la salinità. Sempre grigliato, lo mangiamo il pesce, lo fai anche in brodetto. Cosa consigli? Brodetto, lessato, i sughi, tutto quanto. Come uno preferisce. Signore, avete sentito qui cosa mi dice un marinaio? Cosa aspettate a venire in vacanza cattolica? Smania bene! Si prende il sole, ci si diverte e si fa l'amore! A stufo! Siamo con Marco Cecconi delle Delfini Beach Village, che ci dirà come andrà questa stagione estiva.
2016, come dai, se il tempo ci aiuta, che farà come l'estate passata, che non abbiamo perso un giorno, sempre sole, penso che insomma andrà benissimo, perché tanto la gente qui ha tutto quello che, di cui ha bisogno. Noi siamo 8 stabilimenti in uno, è come se fosse un villaggio turistico, abbiamo animazione, abbiamo le piscine, campi da calcetto, da beach volley. Fra 15-20 giorni dovremo riprendere i lavori, che abbelliremo gli ingressi, faremo una fontana con dei giochi d'acqua, vogliamo migliorare il nostro centro benessere, un pochettino diciamo tutte quelle piccole cose che ai clienti fanno piacere. Anche se il tempo deve essere quello che è, abbiamo una piscina d'acqua salata riscaldata che già siamo aperti già verso Pasqua. Noi siamo operativi. Vi aspettiamo qui a Cattolica per la stagione 2016, già noi ci siamo rimboccati le maniche e pronti per farvi passare un bel periodo di tempo. Ciao a tutti! Ci sono i nuovi Beach Boys di Cattolica, questi cresceranno molto forti. Dite qualcosa di Cattolica, com'è andata questa stagione estiva, amici? Questa stagione è andata molto bene, io ho avuto occasione di conoscere appunto Cischi, che mi ha insegnato, è stato diciamo il mio mentor, abbiamo lavorato ad un bar che l'ha preso in gestione un nostro amico e ci siamo trovati bene, dai, Cattolica è sempre Cattolica, è una città meravigliosa. Allora, questi nuovi Beach Boys, che saranno il nostro futuro, non solo vanno bene con la tavola da surf, ma vanno bene anche con lo skateboard e vanno bene soprattutto con le ragazzine. A Cattolica si può fare sempre tutto, cioè ogni attività, praticare skateboard, ogni tipo di sport, anche in estate, cioè ci sono molte persone e ci teniamo sempre da fare, sempre con le mani, cioè non stiamo sempre a non fare niente. Praticamente qua si trova lo skate park, si trova uno skate park dietro la piscina dove ci vanno tutti i giovani della mia età che vanno lì a imparare ad andare in skate, cioè a praticare come uno sport oppure come hobby nel tempo libero. Praticamente no, io mi do tipo sport, diciamo se ci si può chiamare così, più statici, più individuali, come il tennis da tavolo, il ping pong, sport individuali. Allora io ci mi metto là e ti parlo, Ah, qui il cubia, guarda bellino qui il cubia. O qui sopra. Che ti finò qui perché c'è il buco e ti finisce il disegno. Qui siamo in via Risorgimento, nel negozio di Black Market Tattoo. Siamo qui con Olli, il nostro giotto di Cattolica. Lui ci ha marchiato a tutti. Ah, non sto scherzando. Fanno ancora tutti i tatuaggi, vero? I tatuaggi vanno sempre di brutto. Certo che va. Sono contento. Poi uno bravo come te che riesce mano sicura, ti sento. Io sono pieno di tatuaggi, tutti fatti del mio amico Olli.
capì per farti vedere a te. Black Market Tattoo appena finito di fare gli occhi di Cubia, l'emblema di Cattolica. Guardate che bel tatuaggio fatto da Holly, il nostro Giotto. Yeah.